Buongiorno, incontriamo Fulvio Caccia, poeta, scrittore, giornalista, vive a Parigi dopo l'adolescenza e la maturità, la prima età a Montréal, in Quebec, e lo incontriamo a proposito del suo romanzo, La coincidenza, La coincidence, che è uscito da Triptych Montréal nel 2005. Sì, io ho forse la telecam, la webcam mia è più precisa, e il dove due persone ignote tra di loro si incontrano per caso a Parigi, e piano piano emerge qualcosa di un episodio oscuro, di una strage in una scuola. Ora, anche se l'ipotesi di questo incontro è vero, è precedente all'episodio della scuola di Brindisi, dove sono state uccise le ragazze, dove c'è stato un tentativo di strage. Questo romanzo, no, pone questa questione. Ora, per i due aspetti, per un verso, che il romanzo, no, non, come dire, prende spunto dalla cronaca, ma non è lì per illustrare la cronaca. Allora cominciamo così, con una prima domanda: qual è la posta in gioco del romanzo? Qual è la via che il romanzo trova rispetto questo pretesto che tra l'altro fa scorrere fiumi di analisi, no? Anche in questo momento, nel caso italiano. Allora eravamo più vicino, un mese e due fa, all'episodio dei bambini e del padre ebrei uccisi alla scuola ebraica di Tolone. Giusto, Ecco, giusto. ti passo la parola rispetto, insomma, un po' a questa costellazione di eventi spinosi. Sì, grazie Giancarlo. Beh, parte di un'emozione che ho risentito anni fa quando ho avuto l'informazione di questa strage che si era svolta nell'89, in dicembre, dove sono state uccise una ventina di studentesse alla scuola Polytechnique di Montréal. A quel momento io ero a Parigi già e ho vissuto questo quando ho saputo anche l'identità dell'assassino. Ho vissuto questo in un modo molto, come dire, sono stato molto commosso. Perché? Perché mi sono reso conto che questo assassino poteva essere uno dei lettori della rivista che avevamo fondato assieme agli amici italiani, che si chiamava Viceversa. E difatti aveva esattamente il profilo di un figlio di migrante algerino, di mamma canadese francese, e poteva essere anche stato un lettore della nostra rivista, che difendeva addirittura, diciamo, la transcultura, diciamo, un vivere insieme che andava al di là delle frontiere, diciamo. E dunque, a partire di questa emozione, ho voluto scrivere, diciamo, questo romanzo, La coincidenza, mettendo in gioco questa violenza che è contenuta già nel vivere, nella nascita, già nella separazione tra uomo e donna, diciamo, il sesso divide già l'umanità in due porzioni, dunque, questa violenza che poi è assunta attraverso la cultura ritorna in modo tragico attraverso questa violenza transnazionale, direi, che non è più lo scopo, diciamo, del politico, addirittura, che è stato vissuto già qua in Europa negli anni 30, come si sa, ma diventa, diciamo,
abbandonato all'individualismo che ha sempre esistito, ma diventa in modo è molto più evidente oggigiorno, mi sembra. C'è stato sempre questo tipo di violenza un po' folle che questo scrittore del Novecento, l'inizio del Novecento, che grande scrittore austriaco, adesso che aveva scritto un racconto che si chiamava, adesso il nome mi scappa, Ne Zweig, abbiamo parlato, te Stephen lo posso dire, sì, è Amok. Amok, esattamente. Allora, in questo piccolo racconto, Zweig mette in scena questa violenza, è molto, molto emozionante, voglio dire, è tragico, chiaramente. E ho ritrovato la stessa posta in gioco, direi, in questi assassini. Adesso sta piovendo, magari sentite, purtroppo fa bello. Ecco, No, va bene, allora, va ecco, bene. mi sembra che è da lì che nasce questo romanzo, dove i due protagonisti sono stati, diciamo, gli attori di questo dramma. E che scoppia di nuovo dopo tanti anni nel passato. Ecco. Sì, pu puoi dire in questo caso qual è come dire, la differenza che interviene nella trasposizione del romanzo? Cioè, perché può anche darsi che appunto, il romanzo dà un supplemento di verità più importante di quello che la cronaca non arriva a darsi di queste cose. Però Potete... è su un altro livello, no, che ti muovi Sì, il romanzo. io volevo fare un saggio addirittura, volevo solamente mostrare, diciamo, cosa avviene all'interiore dei personaggi, quello che volevo mostrare, e mi sembrava un argomento più forte. Mi sono reso conto, per esempio, che questa violenza che è fondamentale all'essere umano, diciamo, scoppia di nuovo in un contesto dove il sistema ultraliberale nel quale siamo assorbiti, sta veramente facendo scoppiare tutti i legami sociali e politici. Sì, riformulo la questione di prima, ovvero qual è lo specifico di affrontare questa questione con la finzione, con il romanzo? Sì, beh, perché il romanzo come forma artistica, diciamo, dà più peso all'esperienza della differenza che è al cuore della condizione umana, e perciò ho voluto affrontarla. Poi c'era questa emozione di cui parlavo prima, sarebbe a dire che ho rivisto chiaramente tante tante volte questa scena allucinanti dove questo ragazzo disgraziato divide la classe in due e separa i ragazzi dai ragazzi, uccide le ragazze. Questa violenza, che è già una fondamentale, direi, veramente è antologica, direi, e ha messo in scena ciò che è la condizione umana stessa, sarebbe a dire la divisione tra maschi e femmine, diciamo.
E lì ho risentito anche come l'esperienza di una transcultura che è andata che è andato al male, è andato, si è È capovolta, andata a direi. rotoli, diciamo. Sì, Si è inversata, si è come dire. capovolta. Sì, è un'inversione di una transcultura ben assunta, diciamo, bien tempéré, direbbe il Bach. È lì che mi sono interrogato sul tipo di riflessione che avevamo noi in quegli anni fa, alla fine degli anni Ottanta, dove nasceva addirittura, diciamo, questa operazione di liberazione dell'economia mondializzata negli anni Ottanta con Reagan e con Margaret Thatcher, come si sa. L'economia nazionale si è liberalizzata, è diventata mondiale, e ci sono stati sempre episodi di questo genere, ma lì adesso è diventata molto più ampia e nasce lì. E in quel momento addirittura noi, questo gruppo di scrittori, ricercatori, diciamo, di italiani metà immigrati, avevamo creato questa rivista in tre lingue, che si chiamava Viceversa, che si rifletteva addirittura su un'alternativa, diciamo, a questa mondializzazione che stava nascendo, che stava già era già abbastanza evidente a quel momento. E quando questa strage è arrivata, come è venuta, non è un caso se si riprende, c'è il fatto di cronaca a Norvegia l'anno scorso, c'è il tribunale adesso, c'è un giudizio che si sta svolgendo, la stessa cosa, la stessa messa in scena. E lui addirittura, questo assassino, diciamo, rivendica, diciamo, il ritorno al fascismo duro e puro, lo dice, ma è solo, meno male. Voglio dire, questa violenza transnazionale è colta e presa, come messa in scena da un individuo. Boh, può essere fatto anche di gruppi. Ma è lì che c'è un cambiamento, direi, a livello direi più lì anche che questi fatti di cronaca si legano alla tragedia. Ecco quello che potrei dire. Mi sembra, sono stato chiaro? Posso Sì, aggiungere precisioni, ma quello, per esempio, non è un caso, per esempio, che questa se due si dettagli, prende, Fulvio. dimmi, non ti sento, scusa. Un dettaglio è l'uccisione in serie di queste Sì, cose anche. Si ma ca rivolgono cadono in sempre in un momento. particolare a donne e in serie, cioè Sì, il perché fantasma della produzione industriale del crimine, c'è qualcosa che riguarda. sono luoghi della riproduzione culturale, diciamo, la scuola, l'università, e accadono questi fatti di cronaca. Penso anche all'affare Mohamed Merah, che avviene un momento delicato della vita politica francese, dove ci sono le presidenziali. Non è un caso. Lo stesso caso è arrivato 10 anni fa, quando c'è stato questo caso, questa violenza in una mairie, come dire, un comune a Nanterre. C'è stato un ragazzo che era molto vicino, diciamo, dei movimenti di sinistra, ma era già un po' torbido, che uccide 9 consiglieri
del comune di Nanterre. Nanterre è anche un simbolo, anche già a livello del maggio 68. E quello avviene 10 anni fa, quando c'era anche le presidenziali, c'era Lionel Jospin per il Partito Socialista, e poi c'era Jacques Chirac, e poi, come si sa, Jospin è stato fatto fuori e è stato il candidato dell'estrema destra che è arrivato al secondo posto, Le Pen. Allora, dunque, tutto questo sono congiunture che fanno esplodere queste tragedie, ma sono fatte, messe in scena, diciamo, vissute a livello dell'individuo. Allora, il momento della nostra civiltà, diciamo che del mondo in cui viviamo, mi sembra, sono molto favorevoli, diciamo, a queste esplosioni di violenza che non si possono spiegare in modo razionale, si possono solamente spiegare a livello addirittura a livello letterario, metaforico, ecco. Ma cosa punta appunto addirittura l'assenza di metafora, che sarebbe, come io sono, come sai, sono molto colpito, diciamo, dalle teorie della psicanalisi e della figura del padre, la metafora del padre, che dovrebbe collegare tutte le altre metafore della vita in vita sociale e politica non c'è, e dunque quello, se si può dare questa spiegazione, può dare una luce per capire cosa si svolge oggigiorno nelle nostre società dette avanzate, addirittura la mancanza di una legge e di una metafora, che è quella del padre, ecco, per fare dare una spiegazione piuttosto a carattere psicanalitica. Sì, rispetto al titolo che hai dato al romanzo, Sì. la coincidenza riguarda semplicemente questa coincidenza tra i due che si incontrano e presumono di non aver niente in comune, poi emerge invece qualcosa che li accomunava, o riguarda anche specifico, cioè proprio una domanda all'autore questo, o la coincidenza riguarda anche un modo di leggere queste stragi, queste cose. Non l'ho capito io questo. Ah, il titolo, beh, il Mi sono titolo, spiegato? Sì. Riguarda beh, perché dare i il due che si incontrano. titolo della cosa? Sì, l'incontro, beh, come sai, non ci sono coincidenze. Faccio un riferimento anche al surrealismo, lo hasard objectif, non ci sono coincidenze. Dunque, chiaramente io partivo dal fatto che queste due persone, quindi protagonisti della storia, sarebbe a dire Leila, sarebbe la sorella dell'assassino, diciamo, e Jonathan, che sarebbe uno che ha assistito in modo, senza poter far niente, in modo impotente, senza poter, a questa strage, e che si rincontrano dopo 15 anni. Allora, chiaramente era troppo grosso, la coincidenza era troppo evidente. Allora ho voluto
accelerare, come dire, ampliare questo fatto, e perciò l'ho messo nel titolo. Poi c'è il destino, il destino anche, che si lega, e lì siamo a un altro livello, a livello chiaramente della tragedia. C'è veramente in questo titolo già in noce la storia, la tragedia stessa, che è una tragedia individuale, che dà una luce, permette di dare una luce a ciò che si svolge nella società. Ecco, quello che posso dire sulla Professore, coincidenza, e facendo anche la coincidenza, riferimento va bene. al poema del poeta Mallarmé, le hasard, le dé du hasard. E poi voglio poi fare anche un punto. Goudet ne abolirà jamais le hasard, quello? Esattamente. Poi voglio anche permettermi di dare un'altra luce, e il fatto che questo romanzo è dedicato a Nicola Calipari, questo italiano che è morto il 4 marzo del 2005 a Baghdad, che fa addirittura capovolgere, si mette davanti a una giornalista che è stata kidnappata, che è stata Rapido. rapita, e si fa uccidere al suo posto. E lì è un atto chevaleresque, come si direbbe in francese, ma che permette diciamo, equilibrare il bilancio. Scusate, il mio italiano certe volte si spa, Sì, scappa, ecco. Ma balanza, va sembra bene. Sono essere abbastanza chiaro a questo punto, su questo punto. Ecco. Sì, una questione che riguarda ancora, diciamo, il libro più che la questione della strage, Sì. che il protagonista, che è Jonathan Hunt, non so come si pronuncia io in inglese, e Sì. che insomma si suicida, no? Mi chiedo se questo sia come gettare un'ombra sulla possibilità di leggere, a che punto c'è la No. questione che, per dire così, se si capissero, li si avvalerebbero, li si legittimerebbero, non lo so. No, ma è Che una poi tragedia, questo suicidio sì, curioso. è un Sì. suicidio, è diciamo un'accettazione della morte, diciamo. Per me, come dicevo, si lega alla meccanica della tragedia, o la meccanica della tragedia domanda, esige il sacrificio dell'eroe, per permettere, diciamo, alla società di avere un equilibrio, di riprendere il suo equilibrio. E quello che accade in questo romanzo, Jonathan capisce che si deve sacrificare perché è il suo destino a quel momento, e colui che deve portare, diciamo, la morte, e questa ragazza che trova così per caso, e di cui si innamora, ma quando scoprono entrambi che sono tutti e due, diciamo, protagonisti di una strage che si è svolta anni fa, la violenza del loro amore si scoppia e diventa odio, così, in modo molto folgorante. E lui mette in scena la sua morte, diciamo, esigendo quasi in modo molto violento
da questa ragazza di portare la, di suicidarlo, diciamo. Così si conclude la fase, il ciclo della violenza. Questo anche come è stato messo in scena tante volte nelle tragedie anche antiche, anche moderne. Penso anche il bel film adesso di adesso mi scappano i nomi, scusatemi. E comunque, ecco detto, la tragedia è la risposta, è il sacrificio dell'eroe è la risposta per l'equilibrio sociale e politico. Dimmi Giancarlo. Se non questo romanzo facendo parte della trilogia, ed è il romanzo di mezzo, in effetti, se la memoria non mi inganna, non è morto nel terzo romanzo Jonathan, o ero io, o sono io che lo faccio vivere. Cioè risulta un artificio e non è per davvero morto. Diciamo che è un altro personaggio che si chiama anche emerge. Richard Kilroy. E c'è un episodio dei Disciatti nel terzo romanzo dove si vede la protagonista, Leila, che scappa via e si trova a incontrare Jonathan, e lì si capisce chi avrebbe ucciso veramente, diciamo, il personaggio. Diciamo, per dire le cose in modo semplice, non è detto in conclusione al romanzo, qui che lo mostro ancora, non si sa, si sente solamente un colpo di pistola, basta. Ecco, ma non si sa, e poi si sente scappare la ragazza che scende le scale in modo molto vivace, molto, molto rapido, e che va via, ma non si vede, non è mostrato cosa succede esattamente in quella mezz'oretta dove tutto si gioca. Nel terzo romanzo racconto ciò che si è svolto, no? E lì allora chi ha ucciso Jonathan Hunt è tutto la messa in scena che ho intuito sarebbe lì la messa in scena della sia del lettore che diventa la metafora della morte, diciamo, ecco, perché quando scappa via, ma questo è un procedé, come dire, che ho voluto utilizzare per drammatizzare, diciamo, e mettere in francese si dice mettre en abîme, l'atto di leggere e di interpretare. E lì io sono ossessionato da questo fatto. Oggigiorno, diciamo, i romanzi sono tutti, diciamo, un po' troppo lineari, quella è la mia critica in generale, magari. Allora ho voluto, diciamo, spostare la linea di interpretazione, e come spostarla? Mettendo in scena il lettore che diventa attore della messa in morte della morte di un protagonista di romanzo, ecco. Ecco come posso spiegarlo. Fulvio, siamo giunti a conclusione, ti ringrazio per la conversazione. Io auspico che i tuoi libri trovino editori in Italia. E ci diamo l'appuntamento a qualche altra conversazione intorno ad altre
ad altri frutti delle tue opere, va bene? Grazie mille, ti ringrazio Giancarlo, ringrazio anche Riccardo della sua gentilezza e spero risentirvi presto. D'accordo, a presto, ciao. Grazie Fulvio, a presto.